benvenuti a una nuova puntata di Spazio Z. Siamo in compagnia di? Siamo i ragazzi dell'Under 19 della Vuelle e ci troviamo qua alla Baia Flaminia. Esatto, come potete ben vedere siamo qui alla palestra in Baia con alle spalle un bellissimo mare. E amici, che dire, andiamo a conoscere insieme questi ragazzi, scopriamo insieme a loro i motivi per cui hanno iniziato a giocare a basket e soprattutto le ragioni per cui si sono spinti a questi livelli così altissimi e stanno facendo sacrifici così alti giorno dopo giorno. Andiamo a sentire quali sono le loro aspirazioni future. Vamos! Ciao, oggi siamo in compagnia di Umberto Stazzonelli. Umbi, giochi a basket da quanti anni? Ho iniziato quando avevo 8 anni, quindi sono 10-11 anni ormai. E come è nata questa tua grande passione? Allora, mio babbo giocava e nella mia famiglia anche i miei zii giocavano a basket e all'inizio ho provato un po' di sport, però quando appunto ho fatto primo allenamento di pallacanestro, da là non ho più smesso. E adesso lo sport è tutto nella tua vita o hai anche altre passioni, altri hobby? No, non ho altri hobby, faccio solo pallacanestro, infatti sono venuto qua a Pesaro da Roma appunto per concentrarmi al meglio e per seguire la mia passione, quindi sì, altri hobby non ce li ho. Com'è stato questo cambiamento di città? All'inizio sicuramente non è semplice perché lasci un po' gli amici, la famiglia indietro e quindi trovi in una nuova città con i nuovi compagni di classe, di squadra, però ho avuto dei compagni di squadra che mi hanno accolto benissimo, mi sono trovato molto bene a Pesaro e quindi col tempo poi è andato tutto per il meglio. All'interno della squadra, con i compagni con cui giochi, te alleni tutti i giorni, come ti trovi? Che rapporto c'è? Ma più che compagni ormai possiamo dire che siamo fratelli. Abbiamo un rapporto speciale e anche perché l'altro anno sono andate fino ai nazionali, abbiamo raggiunto dei traguardi insieme e quindi siamo molto legati. Se dovessi definire che cos'è lo sport per te in tre parole, che cosa mi diresti? La mia vita. E che cosa studi? Sei al liceo? Io sì, faccio l'ultimo anno del liceo linguistico, quindi faccio le lingue. E per il futuro ancora non ho scelto l'università, però ho ancora tempo per decidere. Ultimo anno, hai un po' di ansia per l'esame? Il giusto, nel senso non ho pressione di alcun tipo, voglio passarlo e non avere problemi. È sicuramente emozionante finire il percorso scolastico, quindi non vedo l'ora. Quest'anno hai potuto festeggiare i 100 giorni oppure eri impegnato sempre con il basket? E avevo preparato tutto per i 100 giorni, anche con i miei compagni, eravamo pronti, però ho ricevuto la chiamata con la nazionale Under 20, che se da un lato mi ha fatto saltare i 100 giorni, dall'altro è sempre un'emozione poter andare a fare i ritiri con la nazionale e quindi appunto stavo a Sirmione con la nazionale. E com'è stato questo ritiro? Raccontacelo un po'. Ma guarda, vestire la maglia azzurra anche solo per gli allenamenti è sempre qualcosa di bello, che è emozionante, perché ti fa sentire orgoglioso di quello che stai facendo, quindi è sempre bellissimo andare con la nazionale. Un grandissimo in bocca al lupo allora per il tuo futuro e speriamo di vederti un giocatore professionista. Grazie mille, credi. Siamo in compagnia di? Ottavio Maretti. Ottavio, tu sei italiano? No, io sono nato in Argentina. Ho anche la cittadinanza italiana, quindi sono italo-argentino, diciamo. E da quanto tempo sei qua in Italia? Questo è il mio secondo anno. Come ti trovi in questo paese? Molto bene, dai. Mi piace molto. Che cosa ti piace di più? Il paese in generale mi piace un sacco. E ho visitato un paio di città che sono molto belle. Anche la gente, ho trovato degli amici qua, quindi mi trovo molto bene. Ma preferiresti tornare in Argentina o rimarresti anche qua? È una domanda difficile, il mio paese è là e tutti i miei amici più stretti sono là, ma tutte e due mi piacciono. Comunque sei venuto qua per il basket, hai detto. Sì, 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 sì. E ti hanno chiamato, hai trovato tu questa società? Ho cercato io la stagione scorsa, ho fatto di tutto per trovare un posto qua e venire, che era quello che volevo io da un inizio. E quindi diciamo un po' io, un po' i miei procuratori, un po' di tutto, diciamo. E come ti trovi? Come hai trovato questo ambiente? Molto bene, il livello mi piace, è alto, è quello che volevo, come ti ho detto prima, quindi felice di essere qua. I compagni di squadra invece come ti hanno accolto? Benissimo, benissimo, i ragazzi sono molto bravi tutti e li ringrazio a tutti anche per questo, perché da un inizio mi sono trovato benissimo. Ambizioni per il futuro? Hai già qualche progetto? Arrivare a quello più alto che si può e vediamo come mi trovo nel futuro.
Vabbè, comunque sei ancora giovane, quindi di tempo ce n'è, poi se ti impegni gli obiettivi certo, si raggiungeranno. Certo. Sì, sì, sì. E raccontaci un po', se dovessi descrivere il basket in 3 parole, che cosa mi diresti? Passione, amore, cioè, felicità. Felicità, bello, questo non l'aveva mai detto nessuno, felicità. Allora un grandissimo in bocca al lupo per il tuo percorso poi futuro. Grazie. Oggi siamo in compagnia di Alfredo Iannetti. Che ruolo hai all'interno della società? Faccio il dirigente responsabile del settore giovanile della VL e mi occupo soprattutto dei ragazzi che sono in foresteria e in più seguo tutte le varie nostre squadre giovanili per qualsiasi necessità, soprattutto mai da inizio anno dal punto di vista burocratico, faccio mai più tesseramenti, cose diciamo più noiose, mentre durante l'anno anche di trasferte, partite, nei vari campionati. Avendo anche la testa dell'allenatore posso ogni tanto nelle emergenze, nelle contemporaneità dare una mano alle varie squadre se c'è bisogno di un'assistenza anche vicino al campo e se no mi occupo di tutto quello che è il contorno diciamo del campo e della questione tecnica. Certo, e nella nostra intervista di oggi abbiamo anche sentito qualche ragazzo della foresteria. E che rapporto hai con loro? Con loro è ovviamente un buonissimo rapporto. Poi ci sono 5 ragazzi, 3 che sono maggiorenni, quelli che con cui voi oggi avete intervistato, che sono più, diciamo, cominciano ad essere già qui da qualche anno, 2-3 anni, perciò cominciano ad essere più autonomi sia dal punto di vista per muoversi, perciò magari scuola, palestra e tutto quanto, e anche mangiare se c'è bisogno di intervenire durante la settimana o cose varie, perché ad esempio in 2 su 3 hanno già la macchina, perciò possono muoversi senza problemi. Mentre 2 ragazzi che giocano nell'under 15 sono ancora ovviamente minorenni e perciò magari da questi ragazzi qui bisogna stare un pochino più sopra, perciò controllarli sia in campo per gli spostamenti e quant'altro, ma anche ovviamente un po' più a scuola, un po' più nel comportamento, se mai la sera e sabato sera rimangono qua a Pesaro a capire cosa fanno, cosa non fanno. Però devo dire che negli ultimi anni siamo stati molto fortunati, abbiamo sempre avuto ragazzi responsabili, comunque ovviamente sono ragazzi di 15, 16, 17 anni, perciò qualcosina vanno da fare, però nel senso rispetto a come potrebbe andarci è andata molto bene, tutti ragazzi responsabili, che a scuola si impegnano il giusto, comunque mai gravi situazioni, fuori dalla pallacanestro, dal campo non ha mai fatto colpi di testa, perciò, quindi va bene. È andato molto, tutto molto bene. E come responsabile del settore giovanile, come vedi i ragazzi di oggi, la generazione Z, rispetto magari ai ragazzi di 10-15 anni fa? Allora, devo dire che c'è un po' di differenza anche rispetto alla mia età, io sono inizio anni 90, perciò ci sono quei 15 anni di differenza diciamo con la maggior parte dei ragazzi che in questo momento sono nel nostro settore giovanile. E su alcuni aspetti magari diversi, nel senso che adesso l'aspetto social così hanno preso un po' il sopravvento su alcuni aspetti della vita, perciò magari sono meno presenti a volte a livello personale, nel senso di parola, di confronto, così più attivi magari a smanettare diciamo sui social, con il cellulare e quant'altro. Poi devo dire che fortunatamente secondo me lo sport aiuta molto i ragazzi a trovare dei valori fondamentali, importanti, che poi si ritrasmettono durante la vita quotidiana e che gli permette poi di trovare delle sicurezze e certezze anche negli altri percorsi che dovranno affrontare nella vita, come ad esempio il sacrificio, l'essere in squadra insieme, sacrificarsi per l'uno e per gli altri, il capire invece quando può fare un passo indietro per qualcun altro, oppure quando invece è ora di dimostrare a se stessi e perciò di fare un passo in più, di essere più intraprendenti, più vogliosi. Perciò secondo me se i ragazzi generalmente sono un po' più dispersivi da questo punto di vista qui nella comunità, mentre penso che lo sport li riporti un po' ai vecchi valori, diciamo ai valori che c'erano in maniera più importante fino a qualche tempo fa. Noi infatti questo durante le nostre interviste l'abbiamo notato ai ragazzi appunto delle società sportive, sono un po' più determinati, un po' più responsabili, hanno la testa un po' più a posto, certo, diciamo poi, così. Ad esempio quelli che giocano in VL sono 2-2 ore e mezza tutti i giorni dentro la palestra, perciò gli aiutano anche a organizzarsi dal punto di vista mentale, certo. La scuola, chi ha l'amorosa, chi non l'ha, comunque sono gli amici, allenarsi è importante, la scuola la mattina, perciò gli permette anche di avere una forma mentale o comunque
sapersi organizzare, saper fare le cose in maniera molto dettagliata, precisa, e perciò secondo me questo, da questo punto di vista qui, aiuta molto a maturare a un ragazzo di 14, 15, 16 anni. Diciamo che giocare a basket a questi livelli già inizia ad essere un po' uno stile di vita. Cioè... Certo, comunque è molto... Cioè, questi ragazzi qui sono veramente 2 ore e mezza, 3 ore tutti i giorni in palestra. Lunedì magari dobbiamo andare a Lanciano, a Siena, partiamo alle 2 di pomeriggio, torniamo a mezzanotte, all'1. Abbiamo tornei, l'ultimo abbiamo fatto a Rovereto, dal mercoledì a domenica, tutti i giorni H24 insieme. Perciò per loro diventa quasi, no, una famiglia, stare tutti insieme tutti i giorni. E niente, dai, perciò secondo me uno impara anche a vivere e stare con gli altri in maniera ottimale. Penso che lo sport sia di questo come principi e valori. E complimenti comunque al clima che si respira in questa società, e continuate a fare questo lavoro nel migliore dei modi, insomma. Grazie mille, noi cerchiamo sempre di metterci tutto il nostro impegno e passione possibile, perché penso che, a parte tutto, penso che le persone che poi ci mettono l'anima e il cuore si vede, si nota, e soprattutto quando sono andati sopra dei limiti che magari possono essere di... purtroppo di palestre, di mezzi o di quant'altro, ma penso che con la passione e la voglia si riesca a superare anche queste cose qua. Certo, passione e sacrificio sono le due parole chiave, diciamo, certo, per sì, uno sport di questo tipo. Sicuramente. Ora siamo in compagnia di? Tombare Leonardo. E che cosa ti ha spinto a iniziare questo sport? Mio fratello ci giocava e in più anche mio padre ci giocava. Quindi una famiglia di cestisti? Sì. E se dovessi descrivere il basket in 3 parole, che cos'è per te il basket in 3 parole, che cosa mi diresti? È emozionante, è affascinante e particolare. Diciamo che il basket riempie, penso, tutte le tue giornate, più sì, o meno. Sì. È faticoso come impegno? Come lo trovi? Ma no, quanto alla fine è una cosa che mi piace fare, quindi... Non mi porta via del tempo, sì, ma non è che mi dispiace. Quindi lo fai volentieri, sì, lo diciamo. Faccio volentieri. E ambizioni per il futuro? Vorresti continuare su questa strada oppure ti piacerebbe anche, non so, magari intraprendere un percorso universitario o fare altro? Ma la mia idea è magari di andare a studiare psicologia e per fare mental coach, però se c'è una carriera, perché no? Quindi diciamo sempre in ambito sportivo. Sì. E con i compagni di squadra come ti trovi? Qual è il rapporto che hai con loro? Bene, sono praticamente una seconda famiglia, anche perché ci sto tutti i giorni, quindi se non ci crei un rapporto è dura, quindi ci sto molto bene. Riuscite a condividere anche del tempo fuori dall'ambiente sportivo? Sì, solitamente il sabato a volte usciamo quando capita. Uscite qua nella città di Usciamo, Pesaro? Magari andiamo a ballare, dipende magari quello che ci va di fare. Tu sei proprio qui di Pesaro? No, io sono di Marotta. Com'è vivere in una città con il mare? Bello, soprattutto perché almeno magari, soprattutto quando ci alleniamo qua in baia, quando usciamo dagli allenamenti, ci sono sempre dei bei tramonti fuori. Qui è bello, diciamo, sì, una bella sensazione. Sì. Secondo una ricerca prodotta da Spotify, la musica è appunto la tipologia di ascolto preferita dai giovani. Mm-hmm. E per te che cos'è la musica? Ti piace ascoltarla magari mentre ti alleni? Che ruolo ha nello sport? Ma sicuramente mi aiuta magari mentre vengo all'allenamento ascoltarla, così che mi tiene un po' acceso, però ha un ruolo importante, dai. L'ascolto quasi sempre. E quindi che genere di musica preferisci? Ma solitamente rap, trap, anche un po' di canzoni pop. Quindi diciamo musica che ti carichi, sì, no? Prima dell'allenamento. Sì. E invece la VL, la squadra di Pesaro Serie A, la segui? Sì. Che... Quando riesco o le guardo da casa, oppure quando riesco poi vado anche a vederle dal vivo. Il giocatore preferito? Umberto Stazionelli. Il tuo anche compagno di squadra? Sì. Com'è appunto giocare sia nella squadra in cui giochi te con un ragazzo appunto che sta anche in Serie A? Beh, sicuramente si vede anche la differenza e si vede anche perché è lì. E invece chi ammiri nel campionato italiano? Mi piace molto Abdurrahman della UL. Anche lui è un grande? Sì. Allora un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro, non si sa se ti vedremo come mental coach o come giocatore professionista. Vedremo cosa riserva. Lo scopriremo. Ora siamo in compagnia di? Leonardo Prenga.
Leonardo, da quanto tempo giochi a basket? Ho iniziato quando avevo 7 anni, quindi da 12 anni ormai. E che cosa ti ha spinto a iniziare questo sport? Allora, io diciamo che volevo fare calcio, però visto che la mia mamma era preoccupata perché si giocava all'aperto, mi ha mandato a provare il basket e mi ci sono innamorato. Ah, così proprio? Sì, così. Colpo di fulmine. Esatto. Hai iniziato e adesso ti ritrovi qua. Esatto. Più o meno. Grazie alla mia mamma. E infatti è un po' che anche l'altro ragazzo ha detto grazie al papà, grazie alla mamma, quindi i genitori spingono molto anche. Sì, 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 soprattutto da piccoli, siamo molto condizionati a parer mio da loro. E poi che cosa ti ha spinto a continuare? Perché comunque è un grande sacrificio. Diciamo sin dai primi giorni comunque mi sono innamorato dell'ambiente del basket, di come si gioca, delle varie emozioni che ti danno, che sempre col passare del tempo diventavano più forte e di più. E niente, adesso mi ritrovo qua e tuttora provo emozioni nuove e quindi niente, ormai me ne sono innamorato, starò qua fino a che posso. Quanti giorni ti alleni a settimana? Anche tu più o meno tutti come gli altri? Sì, più o meno tutti uguali. Facciamo, dipende, sicuro 6 volte a settimana ci alleniamo. Poi dipende anche dalle partite. Come fai a trovare il giusto equilibrio tra sport, scuola, amici, famiglia? È un po' difficile, però comunque gestendo il tempo ci si riesce. Magari ci sono degli orari un po' particolari, forse per lo studio capitano anche orari un po' tardi, però comunque ci si riesce ad organizzare. Tu dici con una buona organizzazione si sì, riesce? Anche perché comunque il tempo che sprechi nel basket comunque è una cosa che ti piace, quindi non ti pesa. Non è tempo sprecato alla esatto. fine. E tutto questo tempo appunto che investi nel basket, in futuro vorresti continuare su questa strada oppure potresti anche fare università e cambiare totalmente? Allora, diciamo che per ora come primo obiettivo è il basket. Voglio continuarlo, portarlo fino a che posso. Però ovviamente porterò avanti anche un po' gli studi. Però col basket sì, non mi fermerò. Hai già un'idea sul piano degli studi? Mi piace molto progettare, quindi un'università sull'architettura, penso. E dove non lo sai? Dipende anche... Dove ancora no. Dipende anche col basket. Cerchiamo certo. di rendere le due cose... Se dovessi descrivermi che cos'è per te il basket in 3 parole, che cosa mi diresti? In 3 parole? Pensaci bene. Emozioni, perché ti dà veramente tante emozioni. E... benessere, perché quando entri in campo tu non pensi più a niente. Pensi solo a giocare e tutti i problemi che c'hai in quel momento non ci sono. E infine, non lo so, competizione. 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 E all'interno del campionato italiano che squadra tifi? Anche se forse potrebbe essere una domanda un po' scontata. Dai, per ora diciamo tifiamo il Pesaro. Tifiamo il Pesaro. E giocatore preferito? Giocatore preferito... Maignan. Maignan. Comunque è giovane anche lui. Sì, esatto. E potrebbe essere, dai, il tuo idolo magari, no? Un punto di riferimento. Sì. Dai, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Crepi, grazie mille. Amici, siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Abbiamo intervistato i ragazzi e abbiamo capito quali sono i motivi che li hanno spinti a continuare questo sport a livelli così alti. Ci hanno anche un po' svelato gli obiettivi che hanno per questa stagione che sta quasi al termine, però comunque qualcosa da raggiungere ancora c'è. Lui è uno dei protagonisti di questa puntata e ripetiamo un attimo le 3 parole fondamentali chiave di questo sport che avete nominato quasi tutti durante le interviste. Amore, passione e sudore. E sudore. Adesso tra un po' vi vedremo in allenamento e... ragazzi, seguiteci per le prossime puntate. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto. Al prossimo episodio!